Dottor Stefano Milleri, direttore del Centro Ricerche Cliniche dell'Ospedale Borgo Trento di Verona. Intanto grazie per aver accettato questa intervista in un momento in cui tutti stiamo attendendo notizie e speranze da questi vaccini che sono in corso di sperimentazione anche in Italia. Quello che state sperimentando voi è anche in sperimentazione all'Istituto Spallanzani e diciamo che c'è grande attesa perché anche questo annuncio della Pfizer ha fatto vedere che non è tutto oro quello che luccica, le difficoltà non mancano e ovviamente ci sono anche molte domande sulla capacità di questi vaccini che si basano su anche ceppi e momenti diversi di questo virus, della vita di questo virus, di poter agire a largo spettro. Qual è la situazione per quanto riguarda la vostra ricerca? A che punto siete? Abbiamo completato la prima parte dello studio, abbiamo somministrato il vaccino a 45 soggetti giovani e adulti e quindi possiamo dire che nell'intervallo di età 18-55 anni il vaccino è ben tollerato, abbiamo osservato alcuni eventi avversi attesi di intensità modesta e tutti che si risolvevano molto rapidamente in 24 ore, quindi era come atteso e ben tollerato. Dobbiamo aspettare ancora qualche settimana per avere i risultati sull'efficacia. Questo sì. Abbiamo iniziato invece la seconda parte, cioè la somministrare il vaccino negli over 65. È stata somministrata la dose più bassa e la dose intermedia in tre soggetti a Roma e la prossima settimana completeremo il gruppo dei 15 alla dose intermedia qui a Verona per poi, entro la prima settimana di dicembre, completare la somministrazione della dose alta negli over 65. Quindi completare lo studio nella parte di somministrazione, per poi seguire tutti i pazienti volontari per nei prossimi 6 mesi. Quindi fino ad ora diciamo che le speranze sono buone dai risultati che avete. Sì, insomma, quello che abbiamo potuto constatare è la tollerabilità e quindi questo sicuramente è in linea con le attese. Ecco, ci sono molte domande anche sull'efficacia appunto di questi vaccini, perché non si sa ancora in realtà quanto durano gli anticorpi all'interno di un corpo umano, se si sviluppano, come evolvono, come agiranno questi vaccini, come proteggeranno in particolare questo vostro. Ma l'idea del vaccino è quella di stimolare nell'organismo la produzione di anticorpi, quindi le famose immunoglobuline, ma nello stesso tempo anche delle cellule, i famosi linfociti T, specifici contro il virus. Quindi quello che andiamo a testare in vitro dai sieri che prendiamo di questi soggetti è proprio la capacità di questi anticorpi, di questi linfociti, di inibire la crescita del virus e quindi di testare l'efficacia. Questo però appunto ancora sono tutti i test in corso e lo sapremo nelle prossime settimane. Quindi non si sa. Quanto poi quanto dureranno, quello che potremmo dire se è in grado di stimolare questa difesa da parte dell'organismo e qual è l'intervallo dal momento della somministrazione al momento in cui il soggetto è protetto. Ovviamente dovremo aspettare mesi per poter dire per quanto tempo poi il soggetto rimarrà protetto. Questo solo alla fine dello studio, o forse con gli studi successivi potremo dire qualcosa di più. Ecco, c'è il vaccino russo, c'è questo appunto della Pfizer, c'è quello che sei in ricerca da voi, ci sono altri test anche in altri paesi. E si è sentito appunto dire che sono stati utilizzati ceppi di questo virus diversi. È vero? Cioè, c'è una No, differenza per quanto riguarda questo tra i vaccini che ma sono in da sperimentazione? quello che si legge, i vaccini che sono più avanti in sperimentazione, quello che è in procinto, quello che è già stato somministrato il dossier, è stato sottomesso il dossier all'EMA per la valutazione, che quindi sembra possa essere disponibile dai primi mesi dell'anno prossimo, e anche questo credo che si basi sull'uso di adenovirus, quindi un virus geneticamente modificato simile al nostro, in grado di esprimere la proteina del coronavirus sulla superficie e quindi stimolare il sistema immunitario. Anche gli altri che sono in fase 3, quello di Johnson & Johnson, quello di AstraZeneca, che sono tutti in una fase piuttosto avanzata, credo che abbiano un meccanismo di azione simile. Ce ne sono altri invece in cui il vaccino è costituito da
proteine del virus e queste sono un po' più indietro probabilmente. In tutto credo che esistano in fase di sperimentazione nel mondo oltre 40 vaccini. È stato questo annuncio della Pfizer, ovviamente è rimbombato in tutto il mondo. Poi però è arrivata anche la notizia che per il trasporto bisogna conservare questo vaccino a 80 gradi sotto zero, e questo ovviamente pone tutto un problema di distribuzione, di logistica e di conservazione. E tra l'altro gli stati l'hanno già ordinato in gran numero, quindi dovranno probabilmente investire a tempo di record anche per cominciare a distribuirlo. Il vostro vaccino, come Beh, avete ancora un'idea di quello come potrà per essere distribuito? il momento si assomiglia alle modalità di conservazione e distribuzione, ma siamo in una fase ancora troppo precoce per dire come sarà poi nella fase finale. Quello che non solo i problemi logistici, ma anche di disponibilità di dosi, insomma, quindi la piena disponibilità credo che sarà per il 2020, fine 21, inizio 22, l'anno prossimo avremo in Italia credo non tantissime dosi. Allora, voi avete in realtà dei numeri anche piuttosto contenuti, vedo, per dimostrare l'efficacia di questo vaccino. C'è l'idea, o quello che si è visto per esempio in Russia o anche negli Emirati Arabi, dove sono state sottoposte a vaccinazione migliaia di persone, no, per testarlo. Invece i vostri numeri sono più contenuti, è una modalità diversa di No, operare. è semplicemente che siamo nello sviluppo di un vaccino si distinguono tre fasi, come in tutti i farmaci. Una fase 1 è un piccolo numero di soggetti in cui si va a vedere soprattutto l'aspetto di tollerabilità e di sicurezza del composto. Se i dati raccolti e anche di efficacia in questo caso, se i dati sono buoni, si passa alla fase 2. Con soggetti ancora molto controllati per caratteristiche, per patologie concomitanti, quindi addirittura nella fase 1 si parla di soggetti sani e nella fase 2 vengono testati poi qualche centinaio di soggetti, 200-300 soggetti, per poi passare alla fase 3, quella che appunto AstraZeneca ha appena completato, Pfizer ha appena completato e AstraZeneca in fase di completamento, in cui vengono trattati 30-40 mila soggetti. Quindi per il nostro vaccino prima di Natale partirà la fase 2 e poi a questo seguirà appunto la fase 3. Ecco, sempre si lavora nella ricerca con tempi stretti, perché il vostro istituto si occupa di ricerca a vasto spettro e ovviamente non è l'unica malattia, il Covid-19, ce ne sono moltissime, per cui la ricerca dovrebbe andare molto veloce. In questo caso però la pressione che avete su di voi è molto alta, la sentite, vi condiziona un No, po' nel lavoro? beh, insomma, cerchiamo di fare sempre le cose nel modo il più corretto possibile, quindi insomma, i tempi che ci siamo presi sono quelli necessari per garantire la sicurezza dei soggetti che partecipano alla ricerca e di ottenere anche una buona qualità dei dati che vengono raccolti per poi prendere decisioni corrette per la fase successiva, dove man mano che andiamo avanti i controlli sono meno stretti e gli obiettivi anche sono diversi, insomma, nella fase 3 si andrà a vedere proprio il numero di soggetti che potrebbero contrarre la malattia nel mondo reale, quindi con 35-40 mila soggetti. In questo studio che stiamo facendo ancora siamo nella fase 1 in cui appunto andiamo a testare soltanto una popolazione molto molto selezionata e controllata. Ecco, c'è anche chi è diffidente per il fatto che sono stati molto compressi i tempi, ovviamente, per la realizzazione di questo vaccino rispetto ad altri che vengono realizzati, normalmente per altri tipi di malattia. È perché c'è stata, anche una grande, capacità economica, quindi avete potuto lavorare velocemente con i fondi a disposizione. Come mai? Sicuramente, sicuramente sì, le aziende, il nostro vaccino è stato messo a punto da una biotech italiana di Roma, Reithera, ma in generale è vero, c'è stata grande disponibilità di fondi e questo ha permesso di accelerare, di comprimere i tempi. È iniziata addirittura la produzione in questo caso prima ancora di avere la risposta dell'efficacia, della sicurezza dei vaccini, proprio per l'attesa, la necessità, l'urgenza che c'era nell'avere a disposizione questi prodotti, cosa che normalmente non avviene perché insomma, le scelte vengono fatte con tempi lunghi.
E infatti è questo appunto che genera anche un po' di preoccupazione chi poi dovrà utilizzare il vaccino, invece lei ci rassicura, quando arriverà sarà sicuro questo vaccino. Ma io credo che un esempio del fatto dell'estrema attenzione che tutte le aziende stanno mettendo, pur nei tempi così compressi, è quando appunto è stato comunicato qualche settimana fa che sembra AstraZeneca aveva sospeso, o Johnson o altre aziende hanno dovuto sospendere perché erano comparsi degli eventi avversi inattesi. E quindi questo mette in evidenza come appunto l'attenzione c'è, in caso di necessità il processo viene fermato. Se non ci sono problemi, si va molto veloci, coinvolgendo soprattutto nella fase 2 e 3 molti paesi contemporaneamente. Va bene, la ringrazio moltissimo di questa Prego. intervista. Speriamo allora che per l'estate dell'anno prossimo avete veramente anticipato anche voi di moltissimo il lavoro, anche nelle ultime settimane avete superato voi stessi annunciando appunto di averlo pronto prima ancora dei tempi previsti e in buon lavoro allora. Grazie, arrivederci. Arrivederci, buongiorno.